servizi, ok? Io sono Maddalena, anch'io sono in cooperativa da circa 15 anni e niente, all'inizio anch'io ho cominciato così un pochino per gioco. All'inizio facevamo anche noi dei lavoretti e poi dopo ci hanno inserito nel ricamo, che in effetti io non ho mai fatto ricamo in vita mia, però ho iniziato pian pianino e sono andata avanti così, realizziamo delle cose anche per il Natale che apriamo il negozietto. E quindi i ragazzi sono appassionati adesso, anche se si sono ridotti, qualcuno ce n'era qualcuno in più prima, però adesso cerchiamo di farlo anche con la cooperativa, scusami, con i ragazzi della comunità alloggio che vengono e fanno direttamente loro delle cose molto semplici. Noi invece ci mettiamo sulle cose un pochettino più difficili, cerchiamo di fare i lavori più minuziosi, ecco. E poi sono contenti perché queste cose vanno sempre alla vendita. Poi niente, anche il martedì veniamo, io mi occupo anch'io con Carla della biblioteca, che all'inizio erano un po' restie a venire, pian pianino abbiamo cercato di appassionarli con gli argomenti e noi sempre soddisfatte di loro, perché io mi sento utile ai ragazzi e lo faccio veramente con tutto il cuore, mi dedico a loro e vedo che si appassionano anche delle piccole cose, però bisogna lasciare un pochino fare. Condurli un pochino con le loro cose a cui interessano, no? Cioè non possiamo imporgli le cose come magari ci hanno suggerito anche lo psicologo, perché loro vogliono fare quelle cose lì e farlo volentieri, cioè l'importante è che vengano in biblioteca volentieri e noi siamo più contenti di loro. Quando riusciamo a dare loro anche nelle piccole cose ci sentiamo noi e gli altri volontari appagati di questo.